Milioni di persone che in Africa rischiano la vita fra Sud Sudan e Darfur. L'allarme lanciato da Italians for Darfur è stato raccolto dalla Federazione Nazionale della Stampa. Filippo Golia. Tom Catena è un medico statunitense di origini italiane che opera nell'unico ospedale nella regione del Nuba, in Sudan, ai confini col Sud Sudan. Circa 1 milione di persone hanno come unico punto di riferimento quella struttura, il Mother Mercy Hospital, e Catena è l'unico medico a lavorarci. Contro le montagne Nuba, dove si trova l'ospedale, è in corso da anni una spietata operazione militare condotta dal governo del presidente Omar al-Bashir, già condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra in un'altra regione del Sudan, il Darfur. La storia di Tom Catena è raccontata in un documentario proiettato oggi a Roma alla Federazione Nazionale della Stampa, in contemporanea con la presentazione dell'ultimo rapporto sul Darfur. Tutta la regione, compresa tra Sud Sudan e Sudan, è coinvolta in una crisi umanitaria sempre più grave, complicata dalla carestia, come spiega Antonella Napoli di Italians for Darfur. In Darfur la situazione sta peggiorando, anche perché si è aperto un nuovo fronte, che è quello del Sud Sudan, dove è in corso la più grave carestia degli ultimi decenni. E solo da luglio ad oggi ci sono stati almeno 300.000 nuovi sfollati sudsudanesi, che si sono aggiunti agli oltre 2 milioni e mezzo che erano già accolti nei campi profughi del Darfur. Se avessi lasciato l'ospedale, dice Catena, avrebbe significato che la mia vita era più importante della loro, e io questo non lo credo.